Benvenuto nel mio negozio di candele. Stava cercando qualcosa in particolare? Certo, abbiamo proprio tutta la gamma delle Yankee Candle, quindi è assolutamente nel posto giusto. Ok, quindi non cercava le giare, ma un bruciatore con le tartelline, ok? Sì, noi abbiamo vari bruciatori e appunto lei mi deve solo dire se preferisce stare su uno stile un pochino più moderno o uno stile un po' più classico. Moderno, ok? Allora, le posso far vedere il bruciatore che tra l'altro usiamo qui in negozio. Come sente, abbiamo proprio lasciato una fragranza che è proprio una Yankee Candle, se non sbaglio. Questo qua è il Christmas Cookie. Glielo faccio vedere subito. Allora, il bruciatore è questo qui, come vede ha il logo di Yankee Candle, e qui all'interno può mettere la tartellina a sciogliersi, perché infatti i bruciatori hanno il lumino nella parte inferiore che appunto scalda la cera delle tartellette che vengono messe all'interno di questo ovano, diciamo. Le piace? Sì, la linea è molto graziosa, perché infatti ha questa sezione asimmetrica che lo rende anche un bell'oggetto da arredamento. No, purtroppo ce l'ho solo in bianco. Però appunto, sì, come mi dice lei, va un po' su tutto. Ok. Perfetto, quindi le piace questo bruciatore. Allora, questo lo rimetto. Quanto riguarda le fragranze delle candele, lei su che genere di profumi pensava di orientarsi? Ok, ne abbiamo molte un po' dolci vanigliate, alcune delle quali anche leggermente speziate. Sì, allora se si fida, la guido un po' verso quelli che possono essere i suoi gusti. Abbiamo veramente tantissime, tantissime candele con tantissime fragranze. Allora, prima di tutto vorrei partire da quelle che questo inverno sono state veramente dei best seller, in particolare questa qui. Come vede si chiama Fireside Treats. Certo, la può annusare. Esatto, sa proprio di marshmallow cotto sul fuoco. Sì, è un profumo dolce, ma non esageratamente stucchevole. Appunto, ricorda i marshmallow quando vengono proprio cotti sul fuoco, come nei barbecue estivi, più degli americani forse. Sì, allora le tartellette comunque hanno una durata minima minima di 6 ore di fragranza, ma in realtà durano molto di più. Io ad esempio a volte le
Questa le piace, ok? Però ho altre tre alternative di candele dal profumo un po' dolce e speziato, quindi prima di confermare questa le consiglio di provare anche le altre, gliele faccio sentire subito. Allora, questa è una candela veramente splendida. Sembra proprio di stare in un tea shop marocchino, infatti si chiama Moroccan Argan Oil. In un hammam quasi sembra di stare. È veramente molto molto buona e anche in questo caso non risulta esagerato il suo aroma dolce, può sentirlo lei stesso. Esatto, se lei conosce il profumo dell'argan lo può ritrovare anche nel profumo di questa candela. Sì, questa è veramente buonissima e non risulta soprattutto troppo forte, cioè lei non va ad avere un odore in casa eccessivo, cioè quasi soffocante come accade con magari altre candele. Questa le assicuro che è buonissima, veramente buonissima. Ok, certo, come le dicevo ci sono altre due alternative. Una candela che è sempre andata molto forte quest'anno è questa che è uscita in edizione limitata a Natale ed è quella che può sentire diffusa nel negozio perché infatti è la candela Christmas Cookie. È una candela dalla base vanigliata, perché come può sentire la base è abbastanza dolce e vanigliata, ma sotto sotto ci sono anche queste spezie che ricordano un po' quei biscotti altoatesini al pan di zenzero. Si può sentire anche lei? Eh sì, certo, sono tutte diverse. Esatto. Sì, in realtà la componente speziata risulta maggiormente intensa nel momento in cui la tartelletta viene bruciata. Annusandola così prevale, diciamo, la componente vanigliosa. Eh sì. Però le assicuro che queste spezie che sente in sottofondo poi vengono esaltate nel momento della bruciatura. Quindi questa la teniamo da parte. Ah, anche l'altra. Ok. E non ha sentito l'ultima, che a mio avviso è veramente il pezzo forte, perché è la candela che in assoluto io preferisco e ricompro ogni volta che mi finisce. Addirittura per anni ho utilizzato la giara grande di questo gusto e si tratta del Vanilla Cupcake. Allora,
Come vede già, l'immagine è veramente golosa. Fa venire quasi voglia di mangiarlo. L'odore è molto vaniglioso, anche in questo caso io le assicuro che una volta bruciata non risulta un dolce stomachevole, diciamo così. È un dolce quasi da pasticceria. Le sembra proprio di entrare in una vera e propria pasticceria che sta cucinando dei cupcake. Certo, la può sentire. Non voleva essere frettolosa. Sì, lo sapevo, questa è veramente eccezionale. Non ci sono altre parole per descrivere il profumo di questa candela. Quindi di questa ne vuole due. Ok, assolutamente un'ottima scelta. Anche perché non so se ha visto la promozione. Abbiamo la promozione. Sì. Il cartello esatto, che quindi tutte le tartellette sono in saldo a 2 euro l'una, quindi risparmio un bel po'. Perfetto, quindi di questa ne prende due. E poi metto da parte il Christmas cookie e quello dei marshmallow, ok? Quindi il Moroccan no. Ok, marshmallow e due vanilla. Un Christmas cookie. Sì, certo, ci sono anche altre profumazioni diverse, diciamo, da quelle più dolci. Ah, per sua moglie. Quindi, stranamente, lei preferisce una profumazione più dolce. Di solito è una scelta un pochino più femminile. Quindi sì, certo, profumazioni un pochino più fresche, un pochino più tenui, se vogliamo dire. Allora sì, se posso darle un consiglio, una candela che io adoro e che trovo molto molto delicata è questa qui, che si chiama Lake Sunset. Guardi che bella anche l'immagine. Il profumo è veramente, veramente buonissimo e molto delicato. Può sentire lei stesso. Sì, esatto, è difficile definirlo perché sembra proprio un profumo a metà strada tra un profumo proprio naturale di lago, di casa accogliente, che rimane comunque molto, molto tenue anche una volta che si va a bruciare la tarte. Esatto. Questo è veramente. Neanche altri simili, simili non uguali, però sullo stesso filone posso farle sentire la Sea Salt and Sage. Questa è una candela molto molto particolare perché, come dice il nome, è come se sapesse di spiaggia. Sentire lei stesso. Esatto, ha proprio una base di
odore di mare. Sembra incredibile, però è proprio così. Anche perché ho sempre pensato che il sale fosse inodore, ma invece questa candela incredibilmente riesce trasmettere quella che è la fragranza appunto del sale e del mare. Quindi le piace ma preferisce l'altra. Sempre sullo stile molto molto Una volta bruciata, così come tutte le altre, il profumo si diffonde in modo assolutamente uniforme, senza, si può dire, attaccare in gola come magari possono fare certi profumatori d'ambiente che appunto rilasciano lo spruzzo di profumo. Esatto, la caratteristica delle candele, in particolare delle Yankee Candle, che sono un po' la punta di diamante delle candele che profumano l'ambiente, è proprio questa capacità di dare un profumo assolutamente percepibile, ma non esagerato. Sì, lei ha presente sicuramente quei profumatori di ambiente, spray, esatto. Ah, ce l'aveva Alte Verde, è un'altra cosa, con la candela è un'altra cosa. Anche a me piace molto, quindi approvo la scelta. Quindi diciamo che di queste categorie un pochino più soft, un pochino più tenui, prendiamo quella Alte Verde e la Lake Sunset, ok? Splendide, splendide scelte. Abbiamo anche delle candele che diano l'effetto di una casa fresca e pulita. Sì, allora quella che dice lei è la, se non mi sbaglio, Fresh Cotton, che però in questo momento noi non abbiamo perché è andata esaurita. O forse non Fresh Cotton, ma non ricordo il nome esatto, però ho capito lei quella che intende, quella che sa proprio di panni stesi di bucato. Però ne ho di simili. Esatto, ne ho ben due che sono simili a quella fragranza, ma a mio avviso sono addirittura migliori. Eh sì. Gliele faccio sentire così può giudicare lei stesso. Va bene, allora, la prima si chiama Soft Blanket. Come vede, questo peluche nell'immagine che proprio richiama quasi un profumo di ammorbidente. Quasi un profumo di lenzuola pulite, però
lenzuola di un lettino di un bambino. È veramente buona e non sa così tanto di panni stesi, ma ha anche una componente un po' più dolce. Sì, senta pure. Esatto, è proprio sensazione di ammorbidente, cioè non di detersivo. Esatto. Questo genere di candele rendono la casa molto fresca, molto come se davvero fosse stato appena pulito tutto. Sì. Sì, assolutamente, assolutamente, non è forte. Di questo genere ne ho, come le dicevo, un'altra che potrebbe sempre fare al caso suo. E si tratta di questa che si chiama Wedding Day. Giorno. Come vede, nella foto ci sono delle bellissime rose bianche che danno proprio l'idea del giorno del matrimonio. E il profumo può ricordare leggermente l'altra, ma credo che al suo interno abbia anche una componente leggermente più floreale. È un po' come se l'ammorbidente fosse anche ai fiori. L'effetto è sempre quello di una casa pulita, diciamo così, ed entrambe sono un po' più tenui rispetto a quella che lei aveva in mente. Certo. Le faccio sentire. Sì, sono simili. Certo, gliele faccio sentire a confronto. Prima la soft blanket. E poi la wedding. Quindi di queste due prendiamo la Wedding Day. Ottima, ottima scelta, assolutamente. Ma certo, già che ci siamo, mi può chiedere tutto quello che desidera. Ok, una fruttata. Su questa preferisco non andare a tentativi. Nel senso che preferisco sondare prima un po' il suo gusto. Preferisce un fruttato più agrumato o un fruttato più dolce? Ok, quindi agrumato no. Peccato perché avevo anche un vanilla lemon molto interessante. Ah, però proprio gli agrumi li escludiamo, va bene. Quindi su che frutta? Ah sì, pesca ce l'ho e ce l'ho abbinata al mango. La prendo subito. Eccola qui. Mango, peach, salad. No, ho sbagliato. Mango, peach, salsa. Come vede? Nella fotina ci sono delle pesche e questo qui è un mango. Il profumo è assolutamente tropicale. O meglio, la base mi ricorda quasi il tè alla pesca. Poi mi dirà appena gliela faccio sentire se anche lei
poi mi dirà se anche lei sente questi stessi profumi. Quindi sì, la base credo sia più tendente alla pesca, la trovo predominante, però subito dopo, sentendo molto bene la fragranza, si percepisce anche il dolce del mango. Poi è un frutto che io conosco molto bene, mi piace molto mangiarlo quando è ben maturo. Certo, gliela faccio sentire. Quindi le piace proprio. Ok, anche di questa due. Caspita. Sono contenta di aver indovinato un po' tutti i suoi gusti. Anche perché, insomma, di fragranze ce ne sono veramente tantissime. E quindi mi sono basata un po' sulle descrizioni che lei mi ha fatto. Quindi, ricapitolando bene il tutto, noi prendiamo due vanilla cupcake, una Christmas cookie e una Fireside Treats, quella dei marshmallows. Poi abbiamo deciso per una wedding day e per una Sunset Lake e se non sbaglio anche la White Tea, giusto? Perfetto, gliela metto subito da parte. E infine anche due addirittura del Mango Peach Salsa. Ok, più ovviamente il bruciatore, quello bianco moderno. Le servono anche i lumini, quelli da mettere nella sezione sottostante. Ok, li ha presi su Amazon. In effetti, è un'ottima scelta perché rispetto al negozio costano un pochino di meno, quindi capisco. Ok, quindi delle due candele. Wedding, delle tre candele a questo punto, Wedding Day, Sunset Lake e White Tea vuole un pacchettino regalo. Perché, ok, per la moglie, va benissimo. Quindi adesso metto da parte queste tre in modo che la mia collega in cassa possa farle un bellissimo pacchettino regalo. Le serve qualcos'altro? Vabbè, certo, la prossima volta va bene. E comunque le posso dire che li abbiamo. Abbiamo anche i profumatori d'ambiente, quelli con i bastoncini che a mio avviso sono perfetti in bagno, sì, oppure magari in zone un pochino più chiuse come un'anticamera. Ok, la prossima volta non c'è problema. Perfetto. Io spero tantissimo di esserle stata utile e ovviamente la aspetto la prossima volta nel mio negozio per magari scoprire insieme altri gusti. Perfetto. Allora,